Questo incanto di donna si chiamava Ninì Pietrasanta ed era la mamma di Lorenzo Boccalatte. Buongiorno Lorenzo, buongiorno, abbiamo Lucia. Oggi la fortuna di avere qui come narratore e testimone di una storia d'amore bellissima, quella tra Ninì, la mamma, e Gabriele, il suo papà. Lorenzo, noi facciamo un passo indietro nella memoria. Papà e mamma atletici, meravigliosi, amanti della montagna, due grandissimi scalatori. Papà e mamma sono stati dei campioni negli anni 30. Accademici del CAI, sì. Il suo papà però viene a mancare molto presto. Sì, tragedie in montagna ce ne sono tante purtroppo, molte per imprudenza, ma non è stata colpa sua. Una volta non c'erano le previsioni del tempo così raffinate come oggi, è andato a cercare una nuova via per la Gui di Triolet nel gruppo del Grand Jorasse con un suo amico, perché mia mamma si occupava di me che avevo un anno, e sono stati presi da una bufera improvvisa ed è crollato della roccia sopra di loro, li ha trascinati per 1000 metri. Io avevo un anno e la sua carriera alpinistica è finita così tragicamente, perché era già un grande, ma sarebbe diventato veramente con grandi imprese. Lorenzo, e la vita è finita così. Mamma non ce la fa a ritornare tra quelle rocce che avevano visto sbocciare e fiorire poi il loro amore. Nonostante fosse una donna che la montagna ce l'avesse nel cuore, fosse preparata anche atleticamente, mamma a quel momento decide di archiviare, tra virgolette, di chiudere purtroppo con un silenzio pesante anche, forse più forte della capacità di ricordare. Ma mamma era stata una donna particolare. Mamma era nata in una famiglia, anche lei aveva perso la mamma da piccola, vero? Sì, a 13-14 anni ha perso la mamma, si chiamava Malsottile una volta, ma suo papà era un uomo abbastanza importante a Milano, era professore di ragioneria all'Università Bocconi, era molto ben voluto dai suoi allievi perché teneva le lezioni di ragioneria in milanese, in dialetto, per cui faceva ridere. Ma era un personaggio poi che aveva anche una vita abbastanza buona, data la sua posizione, perciò ha tirato su mia mamma con un'educazione come si usava una volta con le signorine di buona famiglia, lezioni private, di tutto le ha fatto fare, il violoncello, il violino, il cucito, l'infermiera, e poi la portava in montagna, ha cominciato. Però le ha regalato anche la macchina quando era appena presa la patente, che è una cosa straordinaria. A 18 anni le ha regalato una Balilla tre marce e questo è. E lei, che aveva delle amicizie a Milano di gente che già andava in montagna, lei era stata portata già da suo papà in montagna, ha fatto una combricola di amici e lei portava i suoi amici da Milano in montagna. È incredibile. Se posso aprire una parentesi ridicola, uno dei suoi amici era Vitale Bramani, quello che ha messo a punto le suole Vibram. Che ha ricevuto quello che ha messo a punto? Le suole Vibram, le suole con i punti di quelle gomma, chiodate, quelle con i chiodi di gomma. Sì, bellissimo. Che ha ricevuto nel suo negozio a Milano di articoli sportivi un paio di sci nautici dall'Inghilterra, mi sembra, o dagli Stati Uniti. E così tutti gli amici, come si fa a usare questi? E bisogna provarli. Sono andati a Milano sul Naviglio, che è il canale che c'è a Milano, e non aveva il parapetto. Quindi, perciò con l'automobile sulla strada, e loro che si mettevano sul bordo a farsi tirare, e mia mamma faceva a 20 anni lo sci nautico a Milano. Perciò tipo eccezionale veramente, perché suo papà le aveva dato un'educazione borghese, diciamo. Borghese, rigida, era molto, però anche una grande libertà. Questa libertà fa sì che Ninni, una volta innamoratasi di Gabriele, questa passione comune per la montagna, si sposano, nasce appunto lei, ma lei scopre solo tardivamente, Lorenzo, che mamma aveva un'altra passione, che era quella di fermare la memoria di momenti bellissimi trascorsi in montagna con una cinepresa.
Lei trova casualmente in un baule pizze e pizze, si chiamavano così, di nastri, anche un po' malmessi. Mamma non le aveva detto niente, vero? Ma per la verità sapevo che faceva... Lei era considerata anche una brava fotografa, aveva delle macchine fotografiche, la Payard, la Bellendauer, macchine fotografiche cinematografiche, sì, perché suo papà gliele regalava. Era una brava alpinista e aveva un occhio fotografico formidabile. Le sue riprese cinematografiche non erano saltellanti, erano belle ferme. E così in montagna le chiedevano di andare con le sue, e lei mi ha lasciato più di 2400 fotografie. In più, quando poi è deceduta, io ho portato a casa mia dei suoi effetti un baule. Dentro nel baule c'erano queste pizze di alluminio rotonde in cui si tenevano le pellicole a 16 mm, ma erano completamente incollate e con un odore di acido, erano, secondo me erano da buttare via. Invece quando mi hanno chiesto le pellicole per vedere di ricostruire la storia di mia mamma e mio papà in base ai documenti, è stato fatto un lavoro minuzioso e anche costoso di salvataggio di queste pellicole, che sono state restaurate molto molto bene. Ed è arrivato ed è venuto fuori un capolavoro, un piccolo capolavoro, un documentario, che non lo possiamo definire un film, un documentario tra l'altro raccontato con dei versi, delle parole, delle espressioni che usava, dei pensieri proprio di Nini. Guardate qui, questo è un assaggio ed è un'esclusiva per noi di cui non smetteremo di ringraziarla. Guardate qui. Tempo bello. Con Nini, Ortelli e Andreis vado allo spigolo della Fiammes. Nini ha la sua macchina cinematografica e gira alcuni passaggi. Andreis è la sua prima arrampicata dolomitica, oltre che alla prima gita della stagione. Sulla seconda lunga fessura mi affatico un po' per girarmi, non avendo preso il passaggio nel senso giusto. Nini, da 25 metri sotto, mi grida: Gabriele, va pure tranquillo, se cadi ti tengo. Per Dinci, sarebbe una bella consolazione essere tenuto dopo un volo di 50 metri. Io pensavo una cosa ieri quando stavamo così con i nostri autori a raccontarci di queste immagini. Lei ha avuto la possibilità di conoscere papà, di vedere papà attraverso queste immagini, perché un conto è vederlo in foto e un conto è vederlo arrampicarsi, tendere alle vette più alte. Che emozione ha provato quando ha visto la prima volta queste cose? Sì, a parte che arrampicava benissimo, staccato alla parete con un'agilità, sembrava un ragno. Lo chiamavano il gatto, è vero? Che dicevano che fosse un gatto. Ci fosse stato il free climbing, allora sarebbe stato un campione di free climbing, perché aveva una leggerezza, perciò era accademico, era bravissimo. E mia mamma, pure con un fisico notevole, l'ha seguito, faceva da seconda di cordata. Guardate che meraviglia, tra l'altro. Si resta veramente ammutoliti di fronte anche alla bellezza poi in tutto questo di sua madre. Veramente è stata una tragedia. Che cosa le raccontava di papà? Dunque, le ha più raccontato di papà? Mamma. Allora, mia mamma è sempre stata riservata sulle sue cose personali, molto modesta. Era una delle tre grandi alpinisti dell'epoca. Ha fatto delle belle, ma non ne parlava perché era modesta. Poi c'è anche un fatto importante: verso a metà della guerra, alla fine della guerra, si è risposata con una persona bravissima, un gran lavoratore, che però non era un uomo di montagna. E allora mia mamma, che già era riservata, non parlava di montagna, io credo anche per rispetto al nuovo. Poi è morto anche il secondo marito e mia mamma mi ha sempre raccontato poco, alcuni episodi sì. E questi ritrovamenti, queste ricostruzioni, poi gli articoli che sono venuti sulle riviste del Club Alpino e su tante altre riviste, mi hanno insegnato, mi hanno fatto conoscere delle cose che io non conoscevo, perché
poco mi raccontava mia mamma. Io ho scoperto e scopro ancora adesso tante cose sulla grandezza loro come alpinisti, e poi anche con la loro storia d'amore, che è stata bellissima. È stata provocata da una caduta accidentale di mio papà, che ha battuto la testa in montagna, ed era presente mia mamma, che era infermiera e l'ha curato. E mia mamma mi diceva una cosa che non sta scritta neanche più da nessuna parte, che aveva la testa di questo ragazzo e lei gli accarezzava i capelli e diceva: che bella testa, che bella testa. Si è innamorata subito di lui. È stata una... Difatti anche questo film, che è un film che interessa moltissimo, perché fanno rivivere fotografie e film di 80 anni fa. Ma in questo film c'è proprio la conoscenza di loro due pian piano che sboccia, e che poi hanno fatto una coppia. Un peccato che sia morto così. Io mi chiedo come sarebbe stata la mia vita diversamente, ma nessuno può saperlo. Intanto però rivivono attraverso questo documentario straordinario. Guardiamo un altro po'. Bellissima giornata, sole caldo e niente neve in alto. Zona romantica, ma poco alpinistica. Montagne collinose. La Presolana è una brutta montagna, tozza, non estetica. Partenza dall'albergo alle 8:15. Salita per i pendii erbosi fino all'attacco dello Spigolo Sud, l'unica scalata che abbia un po' di interesse su questo versante. Attacchiamo alle 11:10, rocce facili. Nel frattempo il cielo si è annuvolato completamente e inizia a piovere forte. Zoya vorrebbe tornare indietro, ma io mi oppongo, perché preferisco sempre terminare una salita, anche se bagnato, che ritornare senza averla compiuta e bagnato lo stesso. Quindi si procede. Era tanto alto. Dall'esterno sa cosa penso, Lorenzo? Che è come se la sua mamma le avesse restituito alla fine degli anni tutto quello che il silenzio che ha voluto far calare sulla storia d'amore con il suo papà aveva cancellato. Lei ha un'eredità in mano, e tra l'altro questo documento è straordinario anche da un punto di vista, se permettete, sociale, vedere anche e scientifico come sono cambiate quelle vette, cosa ha significato riuscire ad arrivare fino a sopra, fino all'ultimo. Mamma tra l'altro ha sciato, è vero, fino a 75 anni. Noi abbiamo un'immagine di mamma anziana. Mamma sì, è rimasta è vero. Questa passione, anche se poco coltivata poi, anche per rispetto al suo secondo marito. Sì, quando poi è morto il secondo marito, lei è tornata, già mi portava da piccolo a sciare in mezzo ai boschi, a riconoscere le tracce degli scoiattoli, a farmi amare la montagna, ma non la roccia, perché era uno sport pericoloso, le bastava così. Perciò mi ha fatto amare la montagna molto, e scoprire la bellezza di salire. Ora, volevo dire che questo film, fra parentesi, non è un film di imprese alpinistiche, non è una serie, sarebbe stato anche noioso. Poi ci sono i libri apposta che raccontano. È una storia d'amore di montagna. Ecco, e non è neanche la vita di mia mamma. È bello perché è il periodo in cui si sono conosciuti e hanno... È una storia d'amore molto, molto bella, sì. Antonella.
Beh, io vi volevo far vedere una cosa perché mi sono segnata una frase che ha detto il signor Lorenzo prima: se ci fosse stato il free climbing, mio padre sarebbe stato un campione. State vedendo sul mio computer una montagna che è una delle montagne più alte al mondo, è nel parco Yosemite e è alta 2307 metri. Il monte si chiama il Capitan e quest'anno c'è stata quella che viene definita la scalata del secolo, appunto una scalata di free climbing, come diceva, dove non ci sono grandi attrezzature. Si scala a mani nude, si sale a mani nude e due americani sono riusciti ad arrivare in vetta a questa montagna. La cosa bella però, lo vedete dall'emozione adesso dei due scalatori che sono riusciti in questo grande passo, ci sono delle foto molto belle perché loro quando sono arrivati in vetta alla fine si sono abbracciati e hanno dormito in una tenda. Eccola qua. Bellissime immagini, tra l'altro Lorenzo, lei ha riconosciuto quelle rocce. Cosa, Sì. qual è il ricordo più bello che ha della sua mamma? Non è un ricordo specifico, era la mia migliore amica. Grazie Lorenzo Boccalatte. Io non credo che ci fosse altro modo per poter ricordare la sua mamma e il suo grande papà. Grazie davvero Grazie. di cuore. Ce ne andiamo per un momento in pubblicità, poi noi ritorniamo a viaggiare. Non scaleremo le rocce, vi riporteremo davvero vicino al mare. Torniamo in campagna, torniamo tra le nostre parrocchie a Napoli. Grazie, Lorenzo.